Prima della finale di Riccione è stata Ariano Irpino ad ospitare i giovanissimi talenti della scherma nazionale. Grande l'entusiasmo durante i 3 giorni della manifestazione organizzata dalla polisportiva Podigym.netto Avellino, valida per le qualificazioni alle finali italiane del prossimo maggio. Circa 850 gli atleti nei 3 giorni di gara appartenenti alle società schermistiche affiliate alla FIS delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. La manifestazione è stata poi ampliata con il trofeo Punto Netto. Nel CONI avvicina in tutte le manifestazioni, diciamo così, tra gli sport non minori, ma gli sport olimpici. Noi del CONI abbiamo un percorso molto netto, molto forte per questi tipi di manifestazioni, quindi le incentiviamo e preferiamo questi tipi di manifestazioni rispetto a tanti altri sport dove c'è una diversità e dove non c'è agonismo puro, ma c'è un giro diverso di situazioni. Questo è il quarto anno che la nostra polisportiva organizza questo secondo Gran Premio Giovanissimi di questa seconda prova del Gran Premio Giovanissimi di Scherma Under 14. Il primo anno l'abbiamo organizzata ad Ariano Irpino perché la location si presta molto bene, il palazzetto di Ariano Irpino è forse uno dei più bei palazzetti che c'è in tutta la regione Campania. Se riusciamo ad installare 19 pedane, anche 20 volendo, e questo ci permette di poter organizzare una kermesse così importante e così numerosa di partecipanti. Speriamo di riuscire ancora in futuro a poterla organizzare. Ed è bellissima perché, a parte la struttura che ci dà l'opportunità di poter svolgere un incontro di altissimo livello che ospita quasi 700 atleti, dà anche gratificazione alla nostra provincia e alla nostra squadra che si sta ponendo sempre di più nell'ambito della scherma nazionale. Presente alla kermesse anche l'assessore comunale allo sport di Ariano Irpino, Mario Manganiello, il quale ha annunciato la realizzazione di una nuova struttura polivalente al coperto nella zona Maddalena. Ci sono pochi arianesi, per fortuna ci sono alcuni atleti arianesi oggi in gara, speriamo che nei prossimi eventi ci sia una maggiore partecipazione anche della cittadinanza di Ariano. Ieri abbiamo visto tutti i locali, tutti i ristoranti, gli alberghi, tutti pieni perché le persone che venivano da lontano hanno riempito gli alberghi, quindi mi auguro che sempre più la popolazione di Ariano possa apprezzare queste manifestazioni sportive che si tengono ad Ariano Irpino. Queste manifestazioni sono importanti perché fanno capire i ragazzi nello sport possono trovare l'impegno, possono occuparsi e gli aiutano sicuramente a crescere in modo corretto e sano. Ariano può e deve occupare un ruolo importante nello sport, abbiamo bisogno di qualche altra struttura in quanto il palazzetto è l'unica struttura e quindi per le gare, per le manifestazioni tutte le squadre ruotano attorno al palazzetto. Speriamo a presto dovrebbe nascere una nuova struttura, ci auguriamo di terminarla più presto in modo da poter continuare ad ospitare questi eventi di rilevanza nazionale.